Ciao a tutti ragazzi, ecco allora io mi trovo qua praticamente in un complesso di trulli abbandonati, quindi penso che ormai siano passati alcuni decenni che sono in disuso, qua ci poteva stare qualche famiglia, qualche categoria di contadini che magari prima li utilizzavano, forse come seconda proprietà. E quindi adesso sono finiti in totale stato di abbandono. Questa cosa è un po' consueta in Puglia, che le aree più rurali, insomma, è facile trovarsi abbandonate qua. Ecco qua. Adesso io vi faccio vedere com'è all'interno. Qualcuno, sì, è venuto un po' a vandalizzare, ha fatto scemo. Poi ha scritto, vabbè. E quindi guardate un poco, qua praticamente c'era qualcosa, mo, al massimo ci entrano le lucertole, le serpenti, ci fa visita giusto qualche. Qua addirittura c'era un mezzo bagno. È una miseria, guardate qua, vedi? C'è qualche pezzo di merda che viene sempre a buttare i rifiuti e te pareva che teste di cazzo non ci hanno manco rispetto per i luoghi abbandonati che poi sono comunque parte della nostra storia. Quindi qua rievocano chiaramente il ricordo di qualcuno che ci ha vissuto. Ah, guardate qua questo trullo, guardate. Ah, qua praticamente. Guardate il tetto, che forte struttura, ma peccato che l'hanno abbandonato così, peccato. Che peccato, ragazzi. Oggi invece, sai, grazie al crescente turismo in Puglia, aumenta la concorrenza, ormai tutti vanno cercando i trulli, vengono i turisti, c'è chi vuole il trullo come la seconda casa e niente, mi trovo purtroppo qua a trovare in mezzo tutto questo macello, gente incivile che fa veramente schifo. Che voi voglio star a vedere se fa queste cose alla casa propria. Oh. Cioè, ma dico io, a tutti questi imbecilli che fanno queste cose, ma le fate pure a casa vostra, porca puttana, la miseria. Quindi buttano giornali così, manco hanno rispetto. Non è che magari vengono a vedere questi bei trulli che purtroppo sono dismessi, cioè per curiosità e basta, come sto a fare io. No, vengono pure per gettare tutto, sì, un po' gli attuali sistemi di raccolta un po' incasinate persone, talvolta se vogliono sbarazzare, però quando le persone sono incivili non hanno pazienza nemmeno e vanno a combinare ste cazzate. E niente, questa è la camera di oggi, guardate, qua praticamente poteva essere tipo un corridoio, qualcuno si può usufruire per fare tipo una cucina, guardate. Qua questo può essere una camera da lavandino, qua, poi qua evidentemente ci fai un bel pranzo. E queste camere invece ora ve le faccio rivedere, la puoi fare camera da letto, ripostiglio, si fanno tutte le cose. Vabbè. E quindi questa è già una parte di trullo abbandonato. Qua siamo vicino a Gioia del Colle, ovviamente. Siamo un poco più verso Putignano. E quindi ecco qua. Siamo ancora parte del complesso. Sì, come sempre ho detto, ci trovi solo i rifiuti. Può andare pure così così qualche vipera, qualche serpente. Ecco qua. Qua forse che ci poteva stare un piccolo camino. Ah, no.
Ecco qua, vedete la struttura, se qualcuno proprio dovesse, che ce l'abbia all'asta al comune, ma che ne sai? Però è spiacevole purtroppo vedere comunque stato di abbandono qualcosa che sarebbe stata magari anche una grande abitazione. Qua ci possono pure mettere a parte una piccola cantina, ci puoi fare una taverna. Ora è sporcata, ci vorrebbe un po' di spesa per rimettere. Io penso che qua più a comprarla, perché il posto comunque non è che potrebbe costare chissà quanto. Però io penso a fare manutenzione, guardate caso, sarebbero molto più caro. Quindi adesso a comprarlo ci potresti rimettere in più, a rimetterlo in sesta, che la struttura è un po' crollata, quindi è un po' andata a farsi fottere. Qualcuno si fa riconoscere, vabbè, poi le dichiarazioni d'amore. Un po' tutte le cavolate trovate scritte praticamente nei posti abbandonati da un bel po' di tempo. E quindi qua praticamente c'è il panorama verso le Murge. E invece più verso l'Ava, l'Editria, Putignano. Ecco, è rimasto qualche vaschetta ancora, qualcosa rimane sempre, rimane un po', voglio dire, a tristezza, perché cioè, un complesso così può essere pure qualcosa di favoloso. Vabbè, io vi saluto ragazzi, alla prossima, ciao ciao.